Ed eccoci qui, amici, nella puntata numero 6 di De... facendo? Io non faccio versi, sorrisini quando tu presenti. No, tu mi guardi solo così. Come dicevo, siamo nella puntata numero 6 di Demon Slayer. Purtroppo la sottoscritta me l'ha fatta interrompere ieri la Maradona, perché io sarei andato a inoltranza, avrei finito tutta la serie ieri sera. Io ho dei limiti umani da rispettare, purtroppo, per È una cui. vecchia. Eravamo rimasti al nostro amichetto Moro, che a quanto pare è più demone dei demoni. Ah, intendi. Come si chiama? Gyokko? Gyuki? Non so, quello Gary. che è incazzato, Gary, chiamiamolo Gary. incazzoso. Mentre invece dovevamo capire se gli altri, l'altra luna crescente è stata ammazzata oppure no. Perché ha Chi decapitato. intendi i capelli azzurri? No, tutte, no, le ha Ah, decapitate lune crescenti, tutte, ok, le ha decapitate sì. tutte insieme e poi quell'altro ha decapitato Ok, l'ultima, non si è mi capito ricordo che è se... finito col colpo di scena di lui con gli occhi da Non si è demone, capito ok. se è morto o non è morto, e poi perché questo è un demone. Qua eravamo Io non credo rimasti. che questa luna crescente sia morta così facilmente, No, manco io. però intanto ci hanno lasciato col colpo di scena. Anche perché non c'è un pilastro. Dovrebbe essere più forte della precedente. È impossibile che già è morta, mo perché lui ha messo il sangue sulla spada, ha fatto... Mettete like, iscrizione, commentino e votate tramite abbonamento le prossime serie dei prossimi mesi. Let's go! Comunque mi piace Demon Slayer. Minchia, Anche se mi sì. fa rosicare che alcune cose, però... È la serie che abbiamo portato più avanti fino a mo'. Siamo arrivati alla quarta Perché stagione. dura pure poco. Ok, È cerchiamo. calato in musiche, in Dici? opening, sì. Sì, questo non è un granché rispetto alle altre. Non è morto. Cosa diavolo è stato quel colpo? L'attacco ha avuto effetto. Non Carlo, riesco a sei patetico. rigenerarmi. Possiamo sempre rigenerarci, ma lentamente. Grazie, diccelo. Non so cosa sia successo a Genya, ma grazie al suo attacco ho capito una cosa. Non è possibile sconfiggerli decapitandoli come era stato per Gyutaro. Come li ammazzi? Attaccare questi quattro demoni è praticamente Non so. inutile. A lei intanto ha continuato a fare la sottiletta fino a mo'. Oddio, quella lì c'ha la forza di 500 uomini, non riesce a uscire da lì sotto. Ma c'ho una casa in testa. Com'è possibile che la testa non sia un punto vitale? Un'usatina? Il mio disagio deriva da quell'odore di prima. Era l'odore del quinto. Ci sono. Ce n'è C'è anche un un quinto. quinto. Oh. Lo devo trovare. Pensavo. Sono sicuro che decapitandolo. Non montarti la testa! Sarò io a Vedi, sono dover stati pure sconfiggere le la luna crescente! Genya! uomini. Andiamo. Non sei riuscito a battere il sei crescente con le tue forze! Per questo motivo non sei diventato un pilastro! Certo, sì, è così. Sarò io il primo tra noi a diventare! Genya, stai continuando a sbavare. Che cosa ti prende? Potresti smetterla di strozzarmi? No, sarò io a No. diventare un pilastro! È così E pacifico. potrai contare sul mio sostegno e su quello di Nezuko. Basta Impegniamoci essere così insieme. pacifici. Ci deve essere un quinto demone. Io vado a cercarlo, tu intanto guadagna tempo. L'ho capito che il tuo è solo un trabocchetto. Vuoi farmi abbassare la... No, è un pirla, cioè è solo È quello. proprio fatto così, tranquillo. Ci stiamo chiedendo anche noi com'è possibile. Attento! Il È arrivato demone il di lui si è quinto? rigenerato. Devo Ah no. sbrigarmi. Ti avverto appena Però... trovo il quinto demone. Tu occupati di questo. Quindi il quinto ha Si tipo la sono linfa già rigenerati vitale? tutti. Oppure devono essere ammazzati Mi raccomando, contemporaneamente attenta a non insieme al colpire quinto? Nezuko! Possibile che il Lei è mia quinto è proprio sorella. il caga sotto iniziale? Che Può essere. ovviamente cagandosi sotto non lo trovi in giro. Ah, scappa. Anche perché mi pare che manchi solo paura, giusto? Sì, Grazie credo. al colpo di ventaglio del demone si è dissipato l'odore della sorgente. Sì, proprio Calma, andrà tutto bene, non riuscirà a trovarmi. Andrà tutto lui. Oh. bene, devo stare tranquillo perché le mie emozioni abbatteranno i cattivi. Mi fa quasi pena. Ecco, è lì. Gania! Urogi! Che basta, gli arriva la testa solo a lui? No, secondo me deve ammazzare tutti Il contemporaneamente, quinto è però nascosto in un incluso lui. appannamento del terreno! Va a cercarlo! Io ti copro! A nord-est!
No, no, un altro fulmine. Questo è così facile battere sto demone. Perché stiamo evitando di chiedere a Genia? Perché sembra un demone. Il demone dei fulmini di ostacolarlo. Ciao. Ci vediamo alla prossima puntata. Non mi spazzerà via. Non devo assolutamente allontanarmi da qui. Sta per arrivare un fulmine. Sto demone è forte per questo attacco combinato di poteri. Che poi mi pare che 5 emozioni e poi usano fulmine, vento, suono. Sì. E che altro? Gli altri due non li ho capiti. Non pensavo usavano pure degli elementi, vabbè. Nazuka! Preso. Te lo devo ricordare che è un demone. Ah, questo sta nella merda. Sì, allora. Questo stava annegando intanto. Non puoi usare nessuna delle tue tecniche di respirazione. Morirai annegato lì dentro senza far nulla. Ah, il mio incubo. Mi piace molto la tua espressione mentre cerchi di mantenere un contegno. Sei stato di grande ispirazione per la mia prossima opera. Non ti agitare, mi renderai più triste. Ho già capito tutto. Ma è triste. Tu tienila ferma così. Aia. Quante volte può usare questo attacco per stancarsi? Il mucciosetto. È diventato ancora più veloce di prima. Quando l'abbiamo incontrato, era già molto più forte del previsto. Ha riflessi fulminei e un'incredibile capacità di adattamento alla battaglia. Sì, direi che lo descrive appieno. Ha progressi incredibili nei momenti più critici. Sì, non mi chiedo perché voi mi fate di più di questo. Karaku! Lo sto bruciando per il nemico. Ragazzino! Comunque allora, sta arma illegale. Sì, la fregavo proprio per l'altro moccioso con i questo è l'altro potere. No, aspetta, abbiamo già No, è sempre questo. Brutto marmacchio! Gania! Va a destra! Devi cercarlo! Lo sto cercando! Certo che lo sto cercando! Era meglio che faceva da cambio, sai? No, perché ha detto che gli dava spazio per far sì che... Insomma, lui non ha il naso che funziona. Se continua a girare senza provare, Tanjiro è troppo gentile. Non pensai. Ero privo di energie. Da ovest! Tra l'altro non credo che faranno mai un demone pilastro. Genia, ma non sappiamo ancora se è un demone. Tutto ciò. Lo so, però. Ma che cos'è sto coso? Cos'è? Ecco perché si nasconde così bene. È il corpo principale. È pressoché impossibile da trovare. È un puffo. Non posso credere che a manovrarli sia questo scricciolo. Quindi bisogna affrontare loro quattro. E nel frattempo prendere lui. Pensavo stesse dicendo, non posso credere che sia questo schifo. Per ora però è un demone che avrei evitato. Sfogare la mia rabbia. Evitato di mettere. Ho vinto. Troppo debole. No. Oh, dicevi? Dicevi? Sì, però devi fare qualcosa di più, sennò io... Assurdo! Aspetta, non hai ancora visto combattere lui? Il suo collo è più sottile di un mio dito! Perché è così tosto sto coso? Prendilo in mano! Neanche un graffio! Aia. Ah, è arrivato? Non ha neanche più la spada? Accidenti, è troppo tardi. Posso schivare? Sono morto. Non posso rigenerare la testa. Ok, sì, forse... Fratello mio. Forse è un demone. Ah, vedi che è il fratello del pilastro. Un pilastro per farmi accettare. Ah, è quello lì. E per chiedere scusa. Beh, in effetti di carattere ci piano. No, allora avevano detto il fatto che era imparentato con uno dei col pilastro, però non era chiaro se fosse il fratello o un altro parente. Comunque, hai capito, vuole diventare pilastro per farsi accettare dal fratello. Ah, lui trasformandosi in demone mi sa che ha ammazzato la famiglia. Cioè? Mi sa che è la stessa storia di Tanjiro e Nezuko, o almeno simile. Vediamo. Solo finita molto più in tragedia. Cioè, oddio, non di più, mia però... Mia madre era una donna molto minuta. Molto presto divenni decisamente più alto di lei. All'epoca lavorava dal mattino alla sera senza sosta. Non l'ho mai vista né dormire né riposare in vita sua. Non dormiva questa donna. Mio padre invece era un uomo enorme, ma anche un buono a nulla. Si era fatto odiare da tutti quelli che lo conoscevano. Ed è stata colpa sua. Si è morto, accoltellato. Picchiava mia madre, me e i miei fratelli. Mia madre, piccolina com'era, ci proteggeva sempre da quell'essere mostruoso, usando il suo corpo esile come scudo. Per me era una donna eccezionale. Quanti erano? Pensavo fossero solo in due. Oggi la mamma fa tardi. Oggi cosa? Perché non dormi? Anche tu sei sveglio.
Cioè, questo si chiama Gnegna. Gnegna! Voglio venire anch'io. No, posso cavarmela da solo. Tu resta a casa insieme agli altri. Ma dove vai che sei alto un metro e un tappo? Ci siamo fatti una promessa. Sì, hai ragione. Vado, mi raccomando. Fratellone. Dai. Fratellone. Fratellone. Tutti. Ma come? Eravate già tutti svegli allora. Facciamo un party. Chissà se la mamma sta bene. Certo che sta bene. Nostro fratello è appena andato a cercarla. Lo so, però non avevo mai fatto così tardi prima d'ora. Sarete stanchi, no? Tornate a letto. Al risveglio, la mamma e nostro fratello saranno già tornati. C'è la mamma! È fermo. Mamma! Mamma! Fermi! Non aprite! Potrebbe essere qualcun altro! Ah! Ma cosa cazzo? Un animale? Un cane? No. Sì, un cane. Forse un lupo. È troppo buio. Chi è? Veloce! Gagna! Coraggio, scappa! Fratellone! Non sto capendo. Penso il fratello ha acchiappato il demone. È morto il bambino? Credo. Ma fatto a colpirlo? Bisogna chiudere le ferite. Io vado a chiamare un dottore. Ma penso che gli abbia fatto da scudo il bambino. Che diavolo sta succedendo? Ma poi così a sfregio? Cos'era quella creatura? Mio fratello è... No, prima devo pensare ai piccoli. Fratellone. È la mamma. Sì. Mamma, mamma. Perché l'hai fatto? Perché hai ucciso la mamma, fratello? Che cosa hai fatto? Assassino. Ma io avevo capito che fosse stato Kenny aver fatto qualcosa per cui doversi far perdonare. Invece no. Mi dispiace allora, tanto. Perché si sente in colpa? Se ti ho detto quelle cose orribili a lei. Ah, per questo? Scusa, ma ero così confuso. Mi sembra ragionevole. Hiroshi, Koto, Teiko e Sumi erano già... Una reazione sensata. L'hai affrontata per proteggere tutti noi. Chissà la domanda... sei sentito, fratello mio. La domanda è chi ha trasformato lei? Chissà chi ha trasformato anche lui. Ti sei reso conto di aver ucciso? Lui penso si sia trasformato per il graffio e la cicatrice che ha in faccia. Mentre il fratello che avevi protetto ti diceva tutte quelle cose orribili. E pensare che poco prima avevamo promesso di proteggerla insieme. Lei si è trasformata molto in fretta perché penso sia successo tutto nell'arco della notte. Genia. Insieme dobbiamo proteggere la famiglia. Cioè voi due. Il nostro padre è morto accoltellato. Ah no, penso sia il passato. Siamo tranquilli senza uno come lui, è vero. Ma i nostri fratelli saranno scossi. Spetterà a noi proteggere la mamma e anche i nostri fratellini minori adesso. Mi aiuterai? Non ha funzionato per niente bene questa promessa. Beh, non proprio adesso. Intendevi dire che lo faremo d'ora in poi? Morirò senza averti chiesto perdono. Eppure sembra così... così alla mano questo ragazzo... Quale dei due? È quello con i capelli bianchi. Così affettuoso, così gentile, così alla mano, sembra così carino. Sembrava. Adesso ti ricordi com'è? Me lo ricordo, infatti uguale, sono uguali adesso. Più o meno. Cioè, è proprio è passato da così a così. Io capisco il trauma, però è proprio cambiato caratterialmente. Con... Sono felice che il ricordo del tuo sorriso. C'è qualcosa? Una cosa che vedrò prima di morire. Non ho abbastanza talento, fratello. Non so usare le tecniche giuste per diventare un pilastro. E se non ci riesco, non potrò incontrare altri pilastri. Ce l'ho messa tutta, ma è stato inutile. Un povero fallito come te non può di certo essere mio fratello. Lascia però la squadra, ammazza demoni. Una cosa. Perché dici questo? Dico dopo. Sono pur sempre tuo fratello minore. Gagna! Non ti arrendere! Riprovaci! Prova ancora a decapitarlo! Non ti devi arrendere! Vedrai che ce la farai! Ti proteggerò io! Tu pensa solo a tagliargli la testa! Ma basta tagliare la testa! Non volevi diventare un pilastro! Shinazugawa Genya! Accidenti! Qui dietro! Affondi funesti! Ma che cazzo? Nonno, mi ha preso! Non ci voleva! Chi è? Chi è intervenuto? No, ha preso proprio! Fallo!
Titania. Ah. Oh, ma cosa cazzo? Ah, già un demone. Anche in mezzo alle gambe. Lì fa male anche se sei un demone. Non riesco a decapitarla. Falla solo per questa volta. Te la lascio. Solo per questa volta. È diventato uno scuolabasta. Pensaci tu. Non ti deluderò. Tranquillo. Vai Tom, acchiappa Jerry. È minuscolo. Che sai che mi ricorda? Chi? Pollicino. Kirikuru. Kirikuru. Proviamo a calpestarlo. Magari funziona uguale. No, interrompo così. Comunque, stavo dicendo che cioè, non ha senso il fatto che... Penso, ormai sia chiaro che è diventato un demone, no, il fratello? Penso, Però lui, il pilastro, è stato uno dei più accaniti contro, diciamo, Tanjiro e... infatti, no? Eppure hanno la stessa storia. Forse non lo sa, che il fratello si trasforma. Non sa che il fratello si è trasformato? Può essere. Dici che l'ha tenuto nascosto tutto il suo tempo? Boh, è strano. Però pare che... che lo odi, che non volesse nemmeno che entrasse negli ammazzademoni. Boh, o non voleva che entrasse negli ammazzademoni. No, non ha senso. Secondo me non lo sa. Può essere, vediamo. Va bene, per oggi è tutto, ci vediamo nella prossima puntata. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perderla. Ricordatevi di lasciare un like prima di andare e niente, ci salutiamo per oggi. Ciao! Ciao ciao!